In questa chiacchierata che stiamo facendo con Fausto sulla situazione europea, Europa, guerra, ci sta anche una domanda sulla vicenda italiana, anche di questa lista per la pace, terra e dignità che è stata promossa da Santoro e La Valle e che sta raccogliendo le firme, ormai ce l'ha quasi fatta, e contemporaneamente però c'è un'altra lista. Quella di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi di Transform, molti di noi stanno dando una mano a questa lista sulla pace, ci hanno creduto. Sono 2 anni che scriviamo costantemente sul bisogno di una presenza elettorale del pacifismo, soprattutto a livello europeo. Però ci terremmo molto anche a fare uno sforzo unitario, cioè siamo convinti che sarebbe bene se alla fine si riuscisse in qualche modo a realizzare una convergenza. Ecco, ti vorrei chiedere anche a te su questo auspicio. Io diciamo da tempo ho pensato che valesse la pena di aiutare, di accompagnare un protagonismo di un soggetto che facesse della politica la sua prerogativa, ma di una particolare la politica della pace. In Italia non è la prima volta che si affaccia questo tentativo, è avvenuto più volte, non solo sui lontanissimi partigiani della pace, ma anche nella contaminazione del movimento della pace con il Partito Comunista. Insomma, non è una storia priva di radici. Inoltre, il dialogo tra, allora si chiamava, tra marxisti e cristiani è un punto importante che si è innervata sulla tradizione del movimento operaio italiano, ad allargare il campo della critica al capitalismo e alle nuove forme del capitalismo. Dunque, di fronte al precipitare della guerra, che ha, diciamo così, ha invaso il mondo della globalizzazione capitalistica e della sua crisi, la guerra che si è fatta parte costituente del nuovo capitalismo. Questo tentativo non è la prima volta che avviene, sto parlando in quest'ultima fase, basta ricordare la tesi dei neoconservatori, della guerra preventiva, ma sembra ritornare quell'eco in un quadro totalmente mutato, in cui le linee di faglia si sono moltiplicate, la crisi di governo del mondo si è rivelata parte costitutiva della crisi originata da questo tipo di capitalismo, insomma, il tema della pace è un tema dominante, da cui potrebbero correre le fila e i fili di grandi temi, a partire da quello della giustizia sociale, della libertà, della persona, dell'autorealizzazione. Per questo, diciamo, ho guardato sempre con interesse al tentativo di costruire un protagonismo su questo orizzonte. E io penso che ancora vada fatto un tentativo perché questo sia la linea guida di un nuovo protagonismo di una sinistra anticapitalistica in Italia. O che si dichiari o no anticapitalista, non è questo il punto. Il punto è che questa capacità critica prenda la pace come elemento trainante. Allora, alle elezioni poi sono, come diceva Sartre, un elemento seriale della politica, alla guerra come alla guerra, lo dico naturalmente, per sbeffeggiare la guerra sul fronte della pace. E allora bisognerebbe poterla condurre questa battaglia con una questione della pace che sovraordina, vogliamo dirla così, le sinistre. Tutto il campo variegato, certo, purtroppo non amplissimo, ma di quello che c'è, di una sinistra che non ha accettato di fare della governabilità il paradigma della sua esistenza. Queste sinistre dovrebbero, io credo, raccogliersi dietro un elemento sovraordinatore delle singole politiche, delle singole soggettività politiche, delle singole sigle, insomma, un orizzonte che diventa una campagna politica nelle elezioni, non per le elezioni, ma nelle elezioni. A segnalare anche nell'attività elettorale che il tema della pace è il tema oggi dominante della politica, a cui, diciamo, in maniera, come si può dire, modesta, tutte le forze dovrebbero fare, tutte le forze che stanno a sinistra, che
chiamiamole così, tutte le forze critiche dovrebbero accantonare per un momento le differenze e farle valere invece le differenze creativamente sotto una comune organizzazione della soggettività politica elettorale, una lista per la pace. Grazie Fausto. Grazie.